Alle nostre spalle c'è una ragazza con i codini, quella che abbiamo raccontato prima, no? Là ci sono, c'è proprio voglia di folleggiare, no? Folleggiare. Allora, alle nostre spalle c'è una ragazza col monopattino, con i codini, bellissima. La maschera dov'è? La maschera non c'è. Proprio con una disinvoltura proprio, si bacia con un pakistano. Allora, ma a me va benissimo lo show, questo show va sempre bene, no? Queste ragazze sono ragazze che non saranno mai serie, è inutile che ce la raccontiamo. Le ragazze ai giorni d'oggi hanno come unica passione il divertimento, il piacere, che sia in quel senso o che sia negli altri sensi, dei sensi appunto. Tutto il resto non interessa. Tutto il resto è quanto son bella, quanto son figa, quanto sono, ce l'ho solo io, ti piacerebbe avere una storia con me, eccetera eccetera. E perché così? E noi che lo raccontiamo, dobbiamo ancora raccontare, perché poi da oggi siamo a posto. Grandi, pensavo fosse il collaboratore di Pallacanestro Reggiana, il Gobe. Vedete laggiù? C'è quella ragazza senza la maschera. Se uno si avvicina per stigmatizzare, altro che se piglia su, piglia botte. Ecco, dico, qual è la ragazza media oggi? Una ragazza firmata da testa ai piedi, che ha un unico obiettivo nella vita, quello di dare e di provare piacere, di atteggiarsi a la più bella di Reggio, di far divertire e divertirsi. Vedete, questa è uguale, sa se è la mamma, hai supposto che sia la mamma. Signore, chiedo scusa, sono un giornalista e racconto tanto il costume. Mamma e figlia? No? Amiche, va. No, mamma e figlia. Posso rubarvi qualche minuto in video su questo discorso, mamma e figlia insieme, in giro? Beh, so che a me basta uno sguardo, a me basta... Guardo da un'altra parte perché è troppo bella. A me basta un colpo d'occhio, in un secondo dico... No, quella no, perché è troppo bella per finire su YouTube, cioè... Pensa, vorrebbe fare l'attrice, quindi dico bene? Io? Sì, so. No, io faccio soltanto nella vita. Quanti anni hai, glielo posso chiedere? 22. Dico, posso fare un video anche senza la mamma, con un... Sì, non a me. No, certo, certo, è timida e quindi... Cosa studia, posso chiedere? Giurisprudenza. Ah, ecco, perfetto. Quindi sa, la privacy, no? No, mi vergogno. Come si chiama, posso chiedere solo il nome? Letizia. Vergognarsi funziona così. Qua ci fosse Sky, lei è in pole position, soprattutto senza Covid. C'ha 300. Quanti follower ha su Instagram? Zero. 800. Ah, non è su Instagram? Sì, sono su Instagram. 800 e basta, penso. 160. Perfetto. Vede che però mi racconta questo? Cosa? Questo. La vita ai tempi dei social, la bellezza. La bellezza, ma fare giurisprudenza. Non dici nome e cognome? No, mi vergogno. Col viso, insomma. Chiedo scusa, signora. Anche il mestiere di mamma di bella figlia, no, è troppo. Guardi, mamma di bella figlia è estenuante. Beh, certo, perché la bella figlia pensa a New York e quindi... magari. Può chiederlo alla zia della bella figlia. Chi è la zia? La mamma è diverso, la mamma è diversa. Questa è la zia, quindi la zia. Arrivederci, grazie. Bellissimo, donna o uomo? Donna. Grazie. Eccole là, allora. Adesso andiamo a rinfrescare la nostra batteria, low battery. Freddo cane, si eravamo al racconto dell'antico cuoio. Casa della penna. Ciao. Marco, ero